Grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno colleghi. Il mio intervento sarà un intervento non nel merito preciso degli articoli di questo decreto, che tra l'altro ritengo indispensabile, fondamentale sotto molti aspetti che già i colleghi hanno richiamato. Semplicemente mi soffermerò, Presidente, e mi rivolgo oggi a lei in qualità di vicepresidente, visto la mancanza della Presidente Casellati per altri impegni, e anche a coloro che siederanno su quella prestigiosa e importante poltrona, con un ruolo così importante anche soprattutto di equilibrio. Alcuni emendamenti di questo, ripeto, importante decreto non sono stati accolti, e fin qui ci sta, ma il loro non accoglimento è stato, tra virgolette, targato con il cosiddetto articolo 81. Io richiamo l'attenzione di lei, Presidente, e di tutti i colleghi, in previsione della manovra di bilancio che ci vedrà impegnati settimana prossima nelle commissioni con oltre 4.000 emendamenti, per richiamare anche le modalità con cui viene usato l'articolo 81. L'articolo 81 è un articolo della Costituzione modificato. Non si tratta di essere inammissibile, di non avere coerenza con il disposto del decreto. Significa non avere la copertura, significa in qualche modo sbilanciare quelle che sono, in maniera molto semplice, le entrate e le uscite. Ci sono degli emendamenti importanti qua dentro, due dei miei colleghi, il senatore Brizzarielli e il senatore Arrigoni, che comportavano effettivamente, andavano nella direzione di anche una particolare situazione diciamo ambientale, che è stata più volte richiamata in diverse interviste, che è il Green New Deal, che è l'attenzione all'ambiente, ed erano due emendamenti che non avevano necessità di copertura finanziaria, ma erano molto importanti. Uno che riguardava la possibilità, laddove ci sono cave che hanno finito il loro ciclo estrattivo, ferme restando tutte le disposizioni a cui bisogna attenersi, poter usarle, riconvertirle in zone dove mettere gli impianti fotovoltaici, per cui andiamo verso un'energia, fonti rinnovabili. Questo è stato praticamente cassato con un 81. C'è scritto grande, grosso così sotto questo emendamento, che non comportava spesa. Allora io dico, se dobbiamo usare l'articolo 81, che è della Costituzione, e quasi tutti i senatori, soprattutto della nuova maggioranza, hanno la Costituzione come la Bibbia, io dico usiamolo con il criterio giusto. O è inammissibile per altre situazioni, ma l'81 lo si dà solo dove non c'è copertura. Io sono pochi mesi che sono in Commissione bilancio e in questi mesi ho visto dare l'articolo 81 come se fosse il complesso dei cantanti, mentre l'articolo 81, ripeto, è della Costituzione. Allora chiedo a lei, Vicepresidente, capisco che sia impegnata anche con tante altre cose, e ripeto a tutti coloro che siederanno e si alterneranno sulla poltrona, di vigilare molto attentamente durante la manovra di bilancio che gli articoli 81 vengano dati solo ed esclusivamente là dove non c'è la copertura, per non trovarsi in condizioni
di senatori come il senatore Arrigoni, Brizzarielli, Pazzaglini e molti altri che lavorano per il bene del nostro paese e a cui per un semplice dispettuccio politico viene cassato con un articolo non congruo a tutto il resto. Siamo senatori, la Costituzione va rispettata indipendentemente dal logo e dalla spilletta che portiamo. Grazie per l'attenzione. Grazie senatrice.